Carmine Tripodi aveva solo 25 anni quando è stato ucciso quel 6 febbraio del 1985 nella Locride con 7 colpi di lupara. Troppo giovane per morire e forse anche troppo giovane per gestire il nuovo malaffare dell'Ndrangheta. I sequestri di persone infatti venivano utilizzati per creare capitale da poterlo poi reinvestire nel traffico degli stupefacenti. Siamo nel 1980, quando Tripodi, appena uscito dalla scuola allievi sottufficiali, viene spedito a Bianco. Sin da subito viene notato per il suo coraggio e i limiti dell'umano e per il suo forte senso del dovere, tanto che dopo Bianco viene investito del ruolo di comandante della stazione dei carabinieri di San Luca. Siamo nel 1983. A San Luca il giovane carabiniere inizia ad indagare sul sequestro dell'industriale napoletano Carlo De Feo, rapito a Casavatore nel 1984 e che una volta liberato dietro riscatto fa ritorno in Calabria per poter collaborare con la giustizia. A San Luca, centro operativo della maggior parte dei sequestri di persona, Carmine Tripodi veniva chiamato Ulongo per la sua elevata statura, 1,90 m d'altezza. Senza alcuna paura, sapeva mischiarsi tra la gente del posto, giovane e con il forte senso del dovere, ma pochi mezzi a disposizione. Giovane innamorato di sicuro della vita a quell'età, ma anche di Luciana Careri, allora 21enne di Bianco, con cui Tripodi avrebbe convolato a nozze da lì a poco. Il sogno infranto di due famiglie, quella di Carmine e quella di Luciana, in un solo colpo, anzi sette, quelli di una lupara. La sera del 6 febbraio 1985 Tripodi rientrava dopo il lavoro da San Luca verso Bianco, il paese di Luciana, dove lei lo aspettava insieme alla famiglia del carabiniere arrivata dal Cilento per poter organizzare le nozze. Carmine quella sera non arriverà mai a casa. Subito dopo l'uccisione vennero fermati e successivamente rilasciati ed assolti tra il 1986 e il 1989 il 18enne Domenico Strangio, minorenne all'epoca dei fatti, Rocco Marrapodi e Salvatore Romeo. Oggi, a 38 anni di distanza, il caso viene riaperto. Una nuova inchiesta della distrettuale antimafia di Reggio ha iscritto 4 persone nel registro degli indagati, tra questi Sebastiano Nirta, detto Scalzone, oggi 66enne. La notizia della riapertura del caso arriva alla famiglia di Carmine Tripodi a Torre Orsaia in Cilento e arriva anche a Luciana Careri, che tra lo stupore, la malinconia e un filo di speranza è consapevole di quanto questo possa significare una sola cosa, anzi due: far rivivere il ricordo di Carmine e riaprire una ferita.